Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Cosa dice la stampa israeliana in queste ore? Allora, io posso dirvi più che altro che cosa non c'è sulla stampa israeliana. Nei giornali di stamattina, come nelle prime pagine, non c'è, continua a non esserci in prima pagina una domanda di dimissione di Netanyahu e non c'è una domanda anche di cessate il fuoco, non è il titolo principale, lo si può trovare nelle pagine interne, magari qualche commento in merito, ma non c'è una chiamata a un cessate il fuoco, per esempio, per portare avanti una trattativa che assicuri il rilascio di tutti gli ostaggi. E questo lo dico perché ieri in particolare c'è stata una manifestazione, conferenza stampa a Tel Aviv, proprio qua dove mi trovo ora, delle famiglie degli ostaggi, che appunto però non ha il suo richiamo oggi in prima pagina. Quindi questo lo farvi capire il senso del dibattito interno in Israele. La critica a Netanyahu chiaramente c'è, ma tutti, a parte il editorialista Nehemia Strasser di Haaretz, che continua a scrivere Netanyahu si deve dimettere, e non è l'editoriale di punta del quotidiano Haaretz, vi posso dire che per esempio lo stesso Haaretz oggi ha in prima pagina un articolo di Raviv Test in cui dice che anche la sinistra israeliana è rimasta vittima di quella che viene chiamata la misconception, cioè l'aver analizzato in maniera totalmente errata le intenzioni di Hamas. E questo deriva anche dal fatto che dovete capire che oggi un grande dibattito che c'è qua in Israele, non so se emerge anche all'estero, è rispetto al fatto che molti dei palestinesi civili, anche gli stessi lavoratori che avevano il permesso e lavoravano nei kibbutz che sono stati presi d'assalto, ci sono tutta una serie di indagini in corso per capire in che modo abbiano fornito informazioni e se le abbiano fornite perché erano minacciati, se le abbiano fornite perché erano collaborazionisti. Ci torniamo dopo, torniamo della sinistra israeliana. Questo mi pare un punto fondamentale che va approfondito, quindi se hai ancora qualche minuto rimani con noi dopo la pubblicità, perché è un punto molto importante questo. I lavoratori, ci dice Sharon Nizza, che quotidianamente dalla striscia di Gaza venivano a lavorare in Israele, ora sono gravemente sotto osservazione perché possono aver fornito preziosi